Un cortometraggio che è un omaggio alla storia di Fano, alle sue origini romane di Fanum Fortune e all'opera dell'architetto Vitruvio. Si chiama La scoperta del secolo, il nuovo progetto cinematografico ideato e scritto dal San Costanzo Show e girato in diverse location delle Marche. Mercoledì è stata proiettata l'anteprima nazionale al Cinema Teatro Politeama fra gli applausi e le risate del pubblico fanese alla presenza del regista e sceneggiatore Oscar Genovese. Devo dire che è stata una bella soddisfazione per me, che è la mia prima esperienza da regista di cinema, perché sennò ho fatto sempre attore e regista di teatro, per cui mi sono molto divertito a farlo. E il corto nasce proprio da una scritta che abbiamo trovato in un sito web che diceva che Fano è tra gli insediamenti romani più importanti della costa adriatica, e da lì abbiamo fantasticato sul fatto che finalmente viene trovata forse la basilica di Vitruvio, questa basilica che è stata ideata e costruita dall'architetto Vitruvio di epoca romana, e quindi ci abbiamo fantasticato sopra, nel senso che poi i condomini che si ritrovano ad avere sotto il proprio palazzo una basilica, diciamo, devono un po' capire come risolvere questo problema, e attraverso le istituzioni comunali, la sovrintendenza e tutte le figure che gravitano intorno al ritrovamento del genere. Devo dire, è strepitoso, in certi momenti esilarante. Forse io sono di parte perché c'era anche il personaggio del sindaco, ma veramente me lo sono gustato. Poi c'è questo messaggio forte di promozione del nostro territorio, dei nostri valori, della nostra archeologia, in modo simpatico. Penso sia una comunicazione straordinaria. Gli interpreti simpatici e bravi, ma soprattutto valorizziamo questo personaggio straordinario che è Vitruvio, che si lega a Fano, alla regione Marche, ma Fano, non dimentichiamolo, era l'arrivo sull'Adriatico della Flaminia, Caput Mundi. Quindi, che altro dire? Straordinario. Fra gli intervenuti in sala anche l'architetto e docente universitario Valentina Radi, autrice del libro Via Vitruvio, che ha applaudito la brillante connessione fra storia vitruviana e racconto cinematografico. Devo dire che è stato veramente esilarante vedere il risultato di questo progetto che ho avuto la fortuna di seguire sin dalla scrittura della sceneggiatura. E, esco fuori dai panni del comitato scientifico e mi faccio una domanda che mi pongo sempre quando faccio le mie ricerche sul contemporaneo e Vitruvio. Ma Vitruvio cosa avrebbe detto guardando questo film? Che cosa direbbe Vitruvio? Vitruvio sarebbe sorpreso, ma in realtà credo che ha fatto centro questo film, perché Vitruvio voleva parlare di sé, parlare della romanità, continuare a far emergere quel DNA che appartiene alla nostra terra e alla nostra città, un DNA architettonico. A margine dell'anteprima è intervenuta anche Giorgia Latini, assessora alla cultura della Regione Marche, che ha consentito la realizzazione del film grazie al contributo derivante dal bando cinema per il sostegno alle produzioni audiovisive 2020-2021. Coinvolti nel progetto anche gli studenti del Polo 3 di Fano, parte attiva e costante delle backstage del cortometraggio. Abbiamo collaborato insieme all'Associazione San Costanzo Show per la realizzazione di questo cortometraggio, dove i miei ragazzi hanno scattato foto, fatto delle riprese video per poi montare un backstage. È molto importante la collaborazione con le imprese, con l'imprenditoria, con chi fa dei lavori professionali, perché i ragazzi imparano anche, oltre che la conoscenza, la competenza e il saper fare che poi utilizzano nel mondo del lavoro. Un ringraziamento sentito a San Costanzo Show per aver scelto il Politeama per l'anteprima della scoperta del secolo. È per noi un onore ospitare un cortometraggio di artisti che parlano questo importante edificio che si trova in romano, che è la Basilica di Vitruvio, che da qualche parte è nella città di Fano. Noi siamo uno dei cinema teatri privati più grandi della Regione Marche. Nel 2024 compiremo 100 anni, e per cui crediamo di aver svolto costantemente un servizio per la città, che il San Costanzo Show ci ha riconosciuto scegliendo il Politeama, e per quindi li ringrazio di nuovo.